il pallone, un paio di scarpe e la maglia. Richiamano il significato che questo gioco e qualsiasi altra attività sportiva dovrebbe offrire. Proponiamo uno sport educativo, inteso come mezzo di crescita personale e come possibilità di confrontarsi in una competizione leale e sincera in un clima di amicizia e di festa. Mi è gradito dare il benvenuto e porgere i più cordiali saluti. Ringrazio per la vostra partecipazione. Ringrazio per aver accolto questo appuntamento sportivo, sociale e umano. Una risposta, una testimonianza di stima e di riconoscenza che abbiamo apprezzato in modo particolare. Grazie di vero cuore. Il programma del cerimoniale si svolgerà nel seguente ordine. La scuola Cantorum aprirà la serata, poi daremo parola alle autorità, parola al relatore. Le premiazioni si svolgeranno nel seguente modo. Saranno premiati giocatori, sponsor, presidenti e fondatori. Invito la scuola Cantorum ad aprire la nostra serata. Grazie. Buonasera a tutti. In questa prima parte eseguiremo alcuni brani tratti dal nostro repertorio sacro ed altri invece profani. Il primo è il Gloria di Antonio Vivaldi. Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo, gloria, gloria. Tu il posto nella città.
metto. Prossimo brano è ancora del compositore Beppi De Mario. Una preghiera. Ave Maria. Questa prima parte con un famoso coro tratto da un'opera lirica di Giuseppe Verdi. Nel 1853 venne rappresentato per la prima volta Il Trovatore. È un'opera famosa che contiene tanti brani bellissimi, tra cui quella Pira l'Orrendo Foto. Noi eseguiamo il coro Vedi le fosche notturne spoglie dal Trovatore di Giuseppe Verdi. Basta, Thank you.
Per il coraggio, il corpo e l'anima, prego dal bene. Scuola Cantore veramente di queste interpretazioni. Cominciamo, entriamo al vivo della nostra serata. Invito nel palco il consigliere Walter Mottaro che darà un saluto alla popolazione. Accogliamolo con un applauso di incoraggiamento. Per esprimere il mio apprezzamento e ringraziamento a tutta l'associazione sportiva per aver raggiunto questo importante traguardo che onora tutta la comunità di Locara. Un pensiero di vera stima e gratitudine va a tutti i dirigenti che con loro opera e senso di responsabilità hanno contribuito alla crescita sportiva, sociale ed umana. Un augurio di cuore per un futuro sempre migliore, per una società vera nei valori al servizio dei nostri giovani. Un grazie sincero per tutto quello che avete fatto. Grazie. Invito a salire nel palco il relatore Dalla Pietra Giancarlo, che è un mito, diciamo, della nostra storia dell'essere calcio Locara, e vi racconterà qualche cosa. Accogliamo con un applauso di incoraggiamento anche lui. Mi accingo con animo sereno ad aprire la cerimonia del trentennale di vita della nostra società. Con le stesse parole con cui il 16 settembre 1967 le ho pronunciate nella vetusta aula delle scuole elementari. Cari amici, siamo riuniti qui per fondare la società di calcio Locara. Sì, perché sono trascorsi 30 anni da quando i locaresi Pietro Bolla, Franco Casaroli, Franco Cervato, Valentino Frigotto, Umberto Ferron, Adriano Pillo, Giovanni Nicolato, Lorenzo Frigotto, Rino Albiero, Giuseppe Bogoni, Giuseppe Ceretta, Sergio Olivieri, Giovanni Ceraron, Cesare Zonin, Graziano Simioni, Silvano Billo ed il sottoscritto decisero di fondare questa società di calcio. Prima di inoltrarmi nella storia, voglio fare una breve ricognizione storica della situazione della frazione per meglio comprendere l'avvenimento. In quel periodo non vi erano campi sportivi, non vi erano palazzetti dello sport, non vi erano gli attuali servizi. Le strade brulicavano di ragazzini che rincorrevano una palla di stracci perché non sapevano dove andare a giocare, e le madri che gridavano di buon auspicio perché dicevano che i figli rubavano tempo allo studio. Franchezzi le gambe erano rappresentate da un misero pezzo di terra
ai lati dell'attuale scuola media. Nel retro della chiesa dove c'è attualmente l'asilo. Ma ogni volta che il pallone superava la rete di cinta, il polo era messo da una parte e se non tutti dall'altra, doveva arrotolarlo in fettine. Davanti alla chiesa l'area abbandonata fungeva da campo sportivo, dove si organizzavano dei tornei estivi, si installava il Luna Park per la sagra di San Valentino e dove il povero Don Antonio cercava di raccogliere qualche frutto per la parrocchia. Di fronte a simile panorama i dirigenti non ebbero tentennamenti, indirizzavano subito i loro sforzi verso i giovani per educarli allo sport, per la valorizzazione della loro persona sotto il profilo fisico, morale e sociale. Fu duro far capire ai genitori che stavano commettendo l'errore dei loro genitori ed invitarli a spingere i loro stessi figli a consumare le loro energie su un campo di calcio piuttosto che in altro modo. In questo fummo aiutato dai giovani, che numerosi si iscrissero alla società, compreso l'importanza della stessa, si sacrificarono per partecipare agli allenamenti serali, riuscirono a coinvolgere molti genitori, favorendo così la loro integrazione, coagulando tutte le forze e riuscendo a dare spessore umano alla nostra società. Autotassazioni, lotterie, Pasqua dello sportivo, feste danzanti furono le prime iniziative che permisero l'iscrizione al CSI ed iniziare così l'attività calcistica. Successivamente le esigenze aumentarono, così che il vecchio campo non rispondeva più alle emergenti norme calcistiche, per cui la società, che nel frattempo si era iscritta alla Federazione Italiana Gioco Calcio, si batté per la costruzione di un nuovo campo sportivo. Fu una scelta indovinata, richiese uno sforzo diplomatico, fisico ed intellettuale non indifferente, che si concluse con successo e di cui la società oggi va giustamente fiera. La storia agonistica dell'Occara poi è costellata di successi e di riconoscimenti provinciali e nazionali. Già il primo anno di fondazione si aggiudicò, tra la sorpresa generale, il campionato zonale allievi prima, quello provinciale poi, battendo il forte Povegliano. L'anno successivo la stessa formazione si impose nel campionato zonale Niores, si piazzò seconda in quello provinciale e in terza in quello regionale, battuta solo dalla Monetina. Nell'anno 1996 si iscrisse per la prima volta nel campionato di terza categoria e nell'annata 83-84 lo vinse addirittura, guadagnandosi la promozione in seconda categoria con un curriculum eccezionale, 30 incontri, 30 vittorie. Seguirono annate alterne fra la seconda e la terza categoria, con la disputa di vari spareggi, memorabile quello del 1992 con il Sanguinetto. Quest'anno poi, dopo 6 anni consecutivi di permanenza in seconda categoria, destino della sorte, si retrocede in terza. Si accetta senza drammi, con serenità d'animo, convinti più che mai che nello sport ci sono valori più grandi delle vittorie. Anzi, questa retrocessione darà la carica per iniziare una nuova esaltante avventura. Nel settore giovanile, oltre al numero sempre maggiore di iscritti, i Pulcini e i giovanissimi vinsero ben 7 campionati provinciali. Parteciparono alle finali nazionali di Misano Adriatico e si aggiudicarono per ben 3 volte
la speciale Coppa Disciplina. Oltre a queste attività istituzionali, la società spinse la sua esperienza in altre specialità, favorendo la loro nascita e la loro diffusione. Corsa campestre, prima, e la società femminile di pallavolo sono il segno tangibile dell'importanza verso il mondo in gonnella. La società inoltre ha organizzato i primi campeggi estivi, i primi ritiri autopagati per i giocatori, corsi di ginnastica per adulti e soprattutto si è distinta per il suo senso, alto senso di solidarietà verso gli ultimi, verso coloro che non possono calpestare un campo sportivo, verso coloro che hanno dato tutta la vita, gli anziani. Ha ideato, patrocinato e organizzato una festa tutta per loro che dura ben 10 anni. Si è voluto tralasciare di nominare atleti e dirigenti perché si vuole ricordarli tutti assieme, vivi e defunti, in un inno di ringraziamento per quanto hanno fatto a favore della gioventù. Ed allora uniamoci idealmente, facciamo che i giovani che avranno la fortuna di indossare la maglia dell'Occara vivano in un ambiente sano e possano dimostrare la loro capacità in un mondo in cui essi rappresentano il centro motore e la forza del nostro avvenire. Questa in sintesi è la storia dell'Occara che è stata descritta, ma le vicende più belle sono scritte nel segreto di ognuno di noi, sia fondatori, sia presidente, sia dirigente, sia calciatore, sia sponsor, perché questo ci insegna a capire che lo sport, come l'abbiamo vissuto finora, è stato in fondo il momento più bello della nostra vita. Ringraziamo veramente delle belle parole che ha detto. Adesso inviterei il sindaco di San Bonifacio, che è qui con noi, se vuole dare un saluto alla popolazione. Grazie. Vengo sempre volentieri all'Occara perché abbiamo un debito contratto negli anni, visto che si sente così lontana dal capoluogo. Siamo più vicini, dico sempre, a Monteforte e a Soave, 3 chilometri, 3 chilometri e mezzo, e siamo a 8 da Locarno. Però questa mia presenza, voglio confermarvi l'attenzione, che per questo non è inferiore allo stesso centro. Poi questo, tutto sommato, penso che sia stato anche un momento positivo per tutti voi. Perché? Perché così siete stati più uniti, siete stati costretti a far sentire più forte la vostra voce e le vostre richieste. E come dice Don Luigi, che chiedete vi sarà dato, oppure bussate vi sarà aperto, è chiaro che l'Occara in queste occasioni, in queste circostanze, è sempre stata molto sensibile e molto attiva per difendere la propria comunità. Io sono qui come ospite, quindi apprendo con piacere del trentennale, del trentesimo anno, che però è la forza di questa società. Ne auguro altri 300. E non voglio tralasciare l'importanza, come è stato ricordato sia dalla Tesa che da Walter Bottaro, che praticamente lo sport ricopre un'importanza fondamentale per la formazione dei giovani. La famiglia e il lavoro sono le due cose più importanti per l'integrazione di un individuo nella società. Però la scuola, il volontariato e lo sport sono tre elementi che rendono molto più ricco, molto più prezioso quello che è il bagaglio di esperienza che questa persona, che questo individuo può portare appunto quando sarà integrato nella società. Quindi io faccio i miei complimenti all'attuale presidente Maurizio Bignotto, che mi ha invitato, e vi faccio gli auguri e spero che siate contenti e sereni, e che qui da Locara, al di là di vincere e tornare subito in seconda categoria, ci sia la possibilità che tutto continui così sereno e tranquillo come questa comunità è e come merita che continui ad essere. Grazie. Siamo con le
nostre col cerimoniale, con le premiazioni. Invito a salire nel palco i giocatori che hanno vinto il campionato di terza categoria, passando in seconda. I giocatori sono Arguello Boris di Corsa, Bignotto Lucio, Bignotto Roberto, Bortoletti Claudio, Brendolan Gianfranco, Corsa, Gian Giuseppe, Ferrari Antonio, Ferrari Lino, Fraccaro Paolo, Frigotto Antonio, Freato Adriano, Gaspari Giuliano, Grezzani Luigino, Lora Stefano, Mirandola Stefano, Nori Giuseppe, Pernigotto Luigi, Piccoli Serafino, Preto Martini Floriano, Preto Martini Giovanni, Randò Renato, Salvaro Daniele, Santi Giancarlo, Simeoni Paolo, Simeoni Stefano e Toniolo Faustino, l'allenatore Arguelli Livio. Saranno premiati da due grandi giocatori della pallacanestro della MAS, Dalla Vecchia e Boni. Accogliamoli un applauso. Bignotto Roberto, Centomi Innocente, Cocco Ettore, Conterno Paolo, Crestani Flavio, Crestani Mariano, Danieli Giuliano, De Marzi Giorgio, Frigotto Valentino, Giarolo Giuseppe, Giarolo Luigi, Giarolo Mauro, Gottardo Silvio, Lunardi Adriano, Martotto Pierluigi, Meneghini Giorgio, Pernigotto Luigi, Poliani Raffaele, Signorini Giuliano, Simonetti Francesco, Soso Carlo, Vivian Migino. Se qualcuno manca, qualche familiare può ritirare il premio. Thank you.
Firenze Calcio Locara, una data storica, 1967, quanti ricordi, quanto eravamo più giovani. Saranno premiati da il presidente in carica Bignotto Maurizio e dal nostro sindaco. Baracca Umbertino, Bignotto Roberto, Calderaro Floriano, Consolaro Paolo, Conterno Paolo, Crestani Flavio, De Marzi Mariano, Framarini Egidio, Gottardo Aldo, Giarono Luigi, Lunardi Roberto, Malugani Lorenzo, Pattaro Natalino, Pugliani Giovanni, Saggiotto Antonio, Soso Carlo, Steccanella Angelo e Steccanella Doriano. Allenatore Frigotto Valentino, Verana Nipote. E il preparatore atletico Somaggio Gianni. Invito a salire nel palco ditte persone che ci hanno sostenuti in questi meravigliosi 30 anni. Saranno premiati da Gastone Rossi, ditta Vignato Lino, Allegri Pietro, Lafer, Pegoraro Vittorio, Marmi Graniti Conterno, Cresco, Silco, Rivos. Presidenti, un ruolo importante che hanno ricoperto in maniera passionale, con serietà e amore. Un grazie di vero cuore. Conterno Giovanni.
Poli Carlo. Poli Albino. Allora ritira il portale. Crestani Mariano. Bortoletti Antonio. Frigotto Enzo. Serato Corrado. Ritiri il premio il fratello. Fondatori. Una vita, una storia da raccontare degna di nobiltà e di grandi sentimenti umani. Saranno premiati da Maurizio Vignotto e il sindaco. Albiero Rino ritirerà il premio alla sorella. Adriano. Allora, sono tutte targhe personalizzate. 30 anni di vita calcistica, al fondatore Adriano Billo con gratitudine e riconoscenza, maggio 1997, US Calcio Locale. Billo Silvano.
Bogoni Giuseppe. Casaroli Franco. Se vuole venire anche il fratello assieme. Ma è il fratello della Gianna. No, il fondatore, il fondatore. Frigotto Lorenzo. Frigotto Lorenzo. Nicolato Giovanni ritirerà il premio alla moglie Anna. Zanin Cesare.
salire nel palco i presidenti che sono stati anche fondatori. Non trovo le parole per un ringraziamento degno di tanto onore. Siete meravigliosi. Saranno premiati da Maurizio anche il vicepresidente Ceula. Bolla Pietro. Cervato Franco. Frigotto Valentino, la nipote Chiara. Dalla Tezza Giancarlo. La squadra Cantoro terminerà la nostra serata e si esibirà con altri canti, poi si aprirà anche il nostro stand gastronomico. È un fuori programma, non toccare, mi dicono. Per noi fondatori è stata un'emozione sensibile ricevere da una società un riconoscimento. Noi avevamo fondato la società per dare un servizio ai giovani e non per ricevere premi. E abbiamo creduto giusto e opportuno in questa occasione fare un passaggio di consegne. La vecchia presidenza, i vecchi fondatori rappresentati dalle persone qui riunite, alla presenza del sindaco consegneranno una targa d'argento a ricordo di questa singolare manifestazione. Questa, sono senza occhiali, i 30 anni sono passati, dice 30 anni di vita calcistica. Sorpresi e grati, i fondatori della società plaudono e auspicano un futuro duraturo. Locarra, maggio 1997. Do questa targa al presidente Bolla, che era sempre quello che lavorava, che la consegnerà al presidente Maurizio in segno di cambio delle consegne e di tramandare
la nostra storia dai vecchi fondatori ai nuovi. Pregherei il sindaco di fare la testimonianza e consegnare questa bellissima tavola. Direttivo dell'US Cassa, se sono presenti. Il direttivo per cortesia. Un altro fuori programma. Importante e solenne che segna un passo storico della nostra storia calcistica. Ai tempi della fondazione noi eravamo in tre. Pietro Bona, che era il braccio, il sottoscritto, che era il ponte, e il povero Valentino, anzi direi il nostro caro Valentino, non va. Assimilava tutto. Ebbene, noi eravamo in tre a costruire la società del locale. Da 15 anni una sola persona è il simbolo e l'amore. Lo supplicherei di venire sul palco. Questo giovane, per chi non lo sapesse, nel 1972, assieme a questo bellissimo presidente, è intervenuto alla nostra riunione e ha preso in giro tutti i denti del calcio di Locara e le ha dirisi. Da quella riunione sono scaturiti questi frutti. Noi siamo orgogliosi oggi di dare a Mario un breve simbolo e niente confronto all'attività, a tutti i tribù, allo sport e allo calcio. La targa che noi consegniamo, ma che vuole essere un ringraziamento di tutti gli sportivi, di tutti gli atleti, di tutti i genitori a questo giovane che dedica tempo, vita e denaro alla società sportiva, così dice: 30 anni di vita calcistica, al framboliere Mario Frigotto, inesauribile trascinatore, alfiere e testimone prestigioso del calcio locarese. US Calcio Locara, maggio 1997. Noi te lo consegniamo con cuore, Mario, perché sappiamo che in te c'è un vessillo, c'è un testimone del calcio Locara. Il sindaco consegna questo di quello che è a favore dello sport di Locara e di quanti amino l'attività agonistica. Adesso magari il microfono con me funzionerà senz'altro. Non lo so dalla tesa cosa ci fa questo microfono. Facciamo una foto.